Siamo con Franco Morrone che per la WISP organizza questo progetto dal titolo Capitan Uncino. Ci sono tante partnership qui a Trepuzzi, lo start. Sì, in realtà non sono io che lo organizzo per la WISP. La WISP ha vinto un concorso nazionale fatto dalla Vodafone che si chiama appunto Capitan Uncino ed è un bando nazionale vinto da noi. È un programma che si sviluppa su 6 città, tra cui anche Lecce per la seconda edizione, ed è un progetto molto bello perché ha dentro quello che è il discorso dell'inclusività in termini globali, cioè includere l'inclusione di genere, inclusione di razza, inclusione di abilità, e per questo siamo in questo centro dove loro hanno preminenza, Gens che è cooperativa sociale, ha preminenza nella gestione, organizzazione e assistenza a questi ragazzi. Abbiamo trovato e messo assieme ragazzi normodotati, e quindi qual è la metafora intorno a cui gira tutta quanta la struttura del programma? È la metafora della filibusta, cioè dalla pirateria alla filibusta, dove c'era un valore etico di comportamento, di accettazione dei disabili in quanto comunque utili lo stesso alla ciurma, per cui gamba di legno, e questa è la metafora, il Capitan Uncino, bende sugli occhi, sono comunque delle persone con diverse abilità ma che sono utili a quello che è il discorso di ciurma. Sulla base di questo programma si faranno dei laboratori sperimentali dove si faranno anche piccole sperimentazioni teatrali, l'assalto al veliero piuttosto che una notte, una guardia di notte, e collateralmente, che è la cosa più importante, poi lo andremo a vedere perché c'è la falegnameria qui accanto, andremo a costruire con i ragazzi, e quindi loro costruiranno una barca in maniera proprio puntuale, una barca a vela, un 4 metri con randa e fiocco che poi andrà in acqua, e saranno loro, perché noi siamo anche istruttori vela nazionale, gli faremo i corsi, li addestreremo perché possano condurre questa barca. Faremo un varo a maggio qui al Circolo Velico Maestà di Casalabate, e poi ci sarà un varo nazionale a metà giugno a Santa Marinella con tutte e 6 le città nazionali. Quindi è un grande progetto, un progetto che vede oltre 180 ragazzi nel processo in una logica di inclusione sociale e di partecipazione. E ci ha raggiunto anche il presidente provinciale della WISP, Antonio Farago. Abbiamo visto un po' precedentemente quali sono gli sviluppi di questo progetto, il varo, l'impegno, la costruzione di questa barca a vela, dove ci sono anche insomma delle competenze importanti a livello sportivo e velistico. Capitan Uncino è un altro match importante della WISP. Sì, questo per noi è una partita importante che ci giochiamo, perché comunque a livello nazionale partecipare, vincere un concorso diciamo con Vodafone per noi è un prestigio partecipare su questi progetti. Poi con il nostro responsabile Franco Morrone, che sta portando tutto avanti il progetto abbastanza bene, devo dire, per cui poi sai, partecipare con questi ragazzi, man mano veder costruire questa barca a vela, secondo me sono delle emozioni grandissime, certo. Dove vedere questi ragazzi che si cimentano a fare questi lavoretti aiutati dai falegnami, dal maestro d'ascia e compagnia bella. Per cui per noi è un grande piacere, un grande onore partecipare su questo progetto.